Noi siamo qui intanto come CDA al completo per dare la nostra testimonianza e vicinanza ai lavoratori. Abbiamo la solidarietà di tantissime istituzioni, abbiamo altre iniziative in cantiere, abbiamo pochissimo tempo perché siamo in agonia. Se non arriva la firma del contratto, che a noi è dovuta perché siamo l'unica clinica accreditata in Calabria, i budget assegnati prevedono le somme per le prestazioni che solo il Sant'Anna può erogare e quindi siamo in attesa che la commissione prefettizia, la commissione straordinaria dell'ASP ci convochi per la stipula del contratto. Noi abbiamo prodotto circa 35 PEC da quando siamo insediati e non abbiamo avuto mai alcuna risposta. Non c'è una partecipazione, un confronto istituzionale democratico. In modo asincrono la dottoressa Ratello un giorno afferma che non firma i contratti con l'USB, con gli altri sindacati che lei firmerà ma dopo aver fatto una valutazione del fabbisogno. Sono questi fatti, per così dire, non suffragati dagli accadimenti. Il primo accadimento è che la dottoressa ha rifiutato il Sant'Anna nella contrattazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali 2021. Il secondo accadimento è che dopo la pubblicazione del decreto 49, che è quello che attribuisce le risorse all'ospedalità privata, il 17 di marzo, dopo stato completato tutta la ricognizione del fabbisogno, ha mandato richiesta, in pubblica richiesta, agli ospedali di Reggio, di Catanzaro, per l'acquisto di prestazioni che sono in capo all'ospedale Sant'Anna. Il terzo fatto è che noi abbiamo mandato 13 PEC per avere un incontro e siamo stati sempre rifiutati. Il quarto e non ultimo è che quota capitaria pro capite dei cittadini dell'ASP di Catanzaro verranno sottratti ai cittadini dell'area centro per essere delegati a un ospedale che gestisce per funzione, non per prestazione, quindi se arriva il paziente di Messina che deve essere operato, lui opererà con i soldi, con i LEA dedicati al cittadino dell'area centro per altri cittadini. Lancio un appello a tutti i sindaci, è possibile che i sindaci di Vibo Valentia reagiscono e noi no, noi che abbiamo perso questa eccellenza nel nostro territorio. Siamo in un'emergenza e una pandemia totale, non ci sono posti, 2-3 ore di attesa per un tampone in ospedale e discutiamo su un'eccellenza. Ma che trovino una soluzione, perché ci sono le soluzioni. Se loro non si fidano, visto lo scandalo, e questo tocca alla magistratura, e lo dico io in qualità di avvocato, a noi non tocca sentenziare quello che è accaduto. Noi dobbiamo solo difendere il diritto alla salute. Che si nomini una commissione esterna che vigili sull'operato successivo che faranno, ma non chiudere una struttura di questo genere, forse una delle poche valide in Calabria. Eravamo l'eccellenza, eravamo su tutte le testate giornalistiche, anche di tutta Italia. Siamo stati sempre costretti ad emigrare per curarci. Quindi un'unica struttura, siamo una vergogna. E lo dico da cittadino, non da sindaco, da cittadino. Siamo una vergogna.